Via le auto dalle piazze Croggi e De Orchi a Como. Nuovo passo avanti per la richiesta presentata nei mesi scorsi a Palazzo Cernezzi dal PD. Il Consiglio Comunale ha infatti approvato lunedì sera la mozione di Stefano Fanetti, Patrizia Lissi e Gabriele Guarisco, che chiede alla Giunta di valutare la possibilità che le auto nelle due piazze affacciate sul lago vengano vietate, spingendo per la soluzione della pedonalizzazione. Per la precisione, nella mozione, spiegano i consiglieri del PD, chiediamo di pedonalizzare o includere in una zona a traffico limitato le due piazze, di avviare un progetto di riqualificazione coinvolgendo in un percorso partecipativo residenti ed esercenti della zona, di utilizzare parte dei proventi della tassa di soggiorno per questo progetto e di valutare l'utilizzo dei due spazi in occasione di eventi o mercatini. La proposta mira infatti anche a rivitalizzare l'area, vista la posizione caratteristica delle due piazze, Croggi e De Orchi, in riva al lago. Apprezziamo il fatto che il Consiglio Comunale si sia espresso a favore, dicono Fanetti, Lissi e Guarisco, ma ora talloneremo il sindaco e la giunta affinché questa valutazione venga realmente fatta, magari anche attraverso una sperimentazione in vista degli eventi. L'importante è che una volontà espressa non solo da noi venga tenuta realmente in considerazione.